Ciao a tutti, in questo nuovo video di Nier Replicant siamo in un nuovo episodio di questa serie gameplay di questo capolavoro di Yoko Taro e proseguiamo ovviamente con la storia. Questa volta siamo diretti verso una casa grande a sud, come ce l'ha descritta Yona, perché c'è un suo amico che ha bisogno di aiuto. La necrografia minaccia il villaggio, ok, boh, sì, direi di sì, ma non solo il villaggio secondo me. E comunque vabbè, ora pensiamo ad altro, va, visto che è in pausa la nostra altra battaglia di cercare i versi sigillati, poi oh, chissà, magari anche di qua ne troveremo. No, che cosa? No, piglia il cinghiale, oh, cos'è? Perché c'è quella barra lì? Ah, c'è quel boss lì. Ma lasciamolo dove va. Sì, beh, non è che si fanno distruggere senza battere ciglio, però non è che sono poi così aggressive, dai. Ok, perfetto, le abbiamo ammazzate tutte. Quindi il nostro obiettivo è... No, dove sta la mappa? No. Ancora? Ok, sì, è di qua. Basta. Ok. Ora, questo ragno gigante, cosa vuole esattamente da noi? Seta di ragno gigante. Perfetto. E ci siamo. Questa è la villa. Ah. Va bene, ci stavano pure aspettando. Come vedete qui, è un po' più sul bianco e nero questo luogo. E c'è un motivo ben preciso anche per questo, che vi spiegherò più avanti, quando, ecco, vedete, cioè qui non abbiamo un'ambientazione a colori, ma c'è un motivo dietro tutto, ovviamente, come siamo abituati da questo gioco e da questa serie in generale. Atmosfera un po' inquietante, colonna sonora sempre top, e niente, proseguiamo, seguiamo il maggiordomo. Cosa, dobbiamo entrare qua per caso? Ok, direi di sì. Va bene. Va bene, facciamo un fischio, Kaine. Se la dorme, no? Eh sì. E noi ci facciamo un giretto qua, non lo so. Qui c'è un'altra porta. Incontra la persona che ha inviato una lettera a Yona. Qua l'obiettivo è sempre quello. Il problema è che qua dentro non possiamo correre, quindi saremo un po' rallentati da questo. E quindi cogliamo l'occasione per visitare questa villa. Aspetta un attimo, va, torniamo lì, magari è arrivato. Mi sa proprio di no, eh. Vabbè, allora ci facciamo il nostro giretto tranquillo. Lì c'è un'altra porta. Andiamo da quella parte. Sarà un bel labirinto questa casa, mi sa. Qui c'è subito una porta. Qui ci sono dei quadri particolari. Vai, sa paura. Ma... Ah, ok, quindi qua non possiamo proprio entrare. E neanche qua, immagino. Direi di no. Quindi dobbiamo tornare indietro, perché qua è tutto chiuso. Altre porte qui, per caso? No, direi di no. E nulla. Allora torniamo indietro, molto lentamente. Vabbè, dai, d'ora in poi
taglierò questi pezzi un po' così e ci siamo. O meglio, non c'è Kainé. Case stregate, robaccia del genere. Quindi pure lei ha pensato bene di andarsene in giro per la casa, farsi un giro. Quindi immagino che dovremmo andare di qua. È un labirinto, io ve lo dico, con tutte queste porte. Ma dovremmo ricordarci le serrature, quali erano chiuse, mamma mia. Quindi proviamo a vedere qua, visto che è l'unico luogo che ci manca, magari qua c'è un'altra porta aggiuntiva. Ecco, in realtà no, c'è una cassa. Perché è una cassa qua dentro? Vabbè. Qua dietro per caso? Dai. No, niente. Mi viene un dubbio. Spero non sia così. Mi sa che dobbiamo tornare. Perché io vi dico, questo pezzo non me lo ricordo davvero. Cioè, dove dobbiamo andare? Perché l'ho fatto la prima volta e basta. E quindi mi sa che dovremmo tornare dalle porte chiuse che abbiamo visto prima. Vabbè, allora ci rivediamo subito quando ci arrivo. Cosa? Che gli chiede aiuto? Forse è la porta dove prima vai si diceva di tornare indietro. Oh mamma, è vero! Guardate il quadro! Pure gli altri, mi sa. Direi di sì. Ma che è? Qua ora possiamo andarci, meno male. Ecco. そうだな。早く行こう。Ok, lasciamo perdere le statue. Oggetti nascosti, qui c'è un'altra porta. Chiave luna. Ah, quindi dobbiamo tornare indietro. Va bene, allora ci rivediamo quando torno in quella porta. Allora, quale delle due? Oh mamma mia. Le ombre pure dentro questa casa. Fate che adesso possiamo combattere, possiamo saltare, ma non possiamo correre. Ok, la porta era questa almeno. Bene. Immagino che dovremmo andare a trovare l'altra chiave. Ecco, qui abbiamo già un altro bivio. Oh mamma mia, dove vado adesso? Quale delle due? Proviamo la porta? Ok. Meno male che ho provato la porta, se no andavo di qua col dubbio, magari di là potevo andare chissà dove. No, no. Bene così, ecco, ancora sti ragni. Poi neanche attaccano, ma che è? Beh, raccogli però. Anche qui, a che ci serve la seta di ragno gigante? Ci siamo. Lui non l'ha capito. Immagino. Esatto. Non deambula come un normale mammifero terrestre. Emil. Ed è il padrone. In effetti. Parliamo.
Ok, ed ecco spiegate probabilmente le statue che abbiamo visto fuori. Sì, a meno che non ci sia qualcun altro qua dentro, perché prima abbiamo sentito delle urla. Io, Emil, boktachi dake de daijoubu da yo. So desu ka. Ichiban oku no heya ga. Gli alloggi del maggiordomo. Valla a trovare l'ala più remota della villa. Oh, meno male. Grazie mille, ecco la chiave stella, ok. Ma il fatto è che c'era un'altra chiave all'inizio che non mi ricordo come si chiama. Fosse per Vice, Kainé la lasceremmo dov'è. Ecco, infatti. Mai mettersi contro Vice, che sennò lui ti lascia morire se deve, ecco. No, ovviamente sto esagerando, imparerete anche voi ad amare Vice, perché è un grande. Il fatto è che qua sentiamo ancora quelle strane voci. Io ovviamente adesso andrò a vedere tutte le stanze. Ah, abbiamo già trovato? Troppo semplice. Quindi non è il maggiordomo. Ottimo, no? Qua non c'è assolutamente niente in questo angolino, nemmeno. Va bene, quindi andiamo di qua. Cosa? Bellissime le urla. Oh, piano, oh. Calmiamoci qua. Mamma mia, che botte. Ecco, a proposito delle parole che continuiamo ad ottenere, magari è il caso di cominciare ad assegnarle. Quindi, vabbè, a fine episodio magari gliele metto anche. Aspetta, ma è giusto di qua, vero? Oppure da lì che siamo arrivati? No, stiamo andando verso questa direzione. Chiave luce. Ed era l'ultima che mancava. Perfetto. Ora, questa di qua. Ma! Sempre il solito urlo. Bellissimo! Bellissimo! Mamma mia! Andiamo via, va! Troppo inquietante sto posto. Ah, chiave luce qua? Ah, eccolo qui. Spero sia lui stavolta. Non è lui. Oh mamma. Vai, se sconvolto. Ma è lo stesso che c'era all'inizio? Mi viene... No, non era lui. È stato il maggiordomo. Pazzesco, Yona si scriveva col maggiordomo. ご覧の通り、我が主は見たものを石に変える己の目を憂い、自ら光を絶っております。その健気な姿があまりに不憫で、なんとかならないものかと。皆様がなだたる勇者と伺い、主の名前で手紙を出したのですが、いただいたお返事は、なぜかヨナ様からで。じゃあ。私でございます。何度もヨナ様には取り次いでいただくようにお願い申し上げ、
ようやく皆様にお会いできた次第で。ヨナは違う理解をしておったようだが。Sì, Yona aveva capito che il suo amico di penna fosse in gravi guai. Yona mo amari yoku wakatte nakatta mitai. Ah, uai dekite hontou ni yokatta. Wa ga aruji no me o nantoka shite itadakeru hi ga koyou to wa. Il fatto che la domanda sorge spontanea. Da quanto tempo ha questo problema? Vai se ne vuole andare. Ah. Ok, ok. Abbiamo capito. Doka mamono o taoshi, aruji no me o naoshite kudasai. Yamete yo. Okekusama ni sonna muri iwanai de. Vai se ne vuole andare, ripeto. Anche se in tutto ciò io mi chiedo, dov'è finita Kaine? Wakatta. Yusha o kidoru ka, kozo. Komatta toki wa otagai sama janai ka. Sore ni, douse Kaine mo sagasanai to ikenai shi. Moushiwaki arimasen. Chiave oscurità. Sì, ok. È vero, questa è un'ottima cosa. Va bene, ma io mi chiedo comunque dove è finita Kaine. Allora, intanto lui ci ha dato la chiave oscurità, che se non sbaglio si utilizzava all'inizio. Ora mi devo ricordare le porte, mamma mia. Ah. Ok, grande Emil, che almeno ci dà una mano. Sì, ma non possiamo schivare. Oh, l'ha pietrificato. Oh, grandissimo. Cioè, li ha eliminati da solo. Allora, io non ricordo adesso. Era di qua. Ma sbaglio, quella statua ancora peggiorata. Eppure quella. Sono peggio di prima o sbaglio? Ecco. Fatemene andare. Oh, bella. Oh mamma mia. Vabbè, in ogni caso sappiamo che almeno la strada è giusta. Via di qui. Oh. No no, voglio vedere cosa c'è. Togliti. Ma basta. Non posso neanche schivare qua dentro. Lama del tradimento. Mi spiace, ma ancora non è abbastanza forte, anche se comunque c'è un po' di potenza magica, 20%, però è anche pesante, no, lasciamo stare, va. Qui cosa c'è? Una stanza chiusa, quindi non ci sono altre porte, vabbè, niente, ce ne andiamo. Cosa? No! Lo sapevo io. Ma almeno qui, non possiamo schivare. Pazzesco, vabbè. Emil, fai il tuo lavoro. Bravo. Bravo, Emil. Pietrificali tutti. Basta. E basta. Cioè, vedete? I colpi li devo subire per forza. Quante sono adesso? E basta. Dimmi che sono finite. Sì, mi sa che adesso possiamo andarcene. E sono anche fuori che ci aspettano, guardate. Ok, no, in verità no. Vabbè, sembrava di sì. Ok, abbiamo un punto di salvataggio. Emil che intanto, boh, scompare e ricompare. Punto di salvataggio qua dentro significa che ci aspetta una parte abbastanza lunga. Quindi io sfrutterei l'occasione e mi fermerei qui per un episodio che sta diventando molto interessante. Cioè almeno lo è diventato, visto che
siamo venuti in questo posto misterioso, quella che sembra una casa stregata, abbiamo visto anche i quadri, no? E questo fatto di Emil, il proprietario, che ha questo potere strano e dobbiamo cercare di eliminarlo. In tutto ciò Kainé è scomparsa dall'inizio, quindi vabbè, anche questo farà parte del prossimo episodio. Una cosa che io mi stavo dimenticando di fare è questa qui. Allora, noi abbiamo l'esplosione oscura. Che parole gli possiamo mettere? Allora, perché qua nessun effetto? Potenza magica 2%. Vedete, comunque adesso è basso l'effetto. Quindi vabbè, gli mettiamo questa. E di qua, costo PM, ecco, tipo questa, interessante. O anche il tasso esperienza un po' più alto. No, vabbè, dai, facciamo così. Che aumenta? Paralisi livello 1, veleno livello 1. No, va bene così. Poi abbiamo la lancia oscura. E lascerei perdere. Patto virtuoso. No, noi cos'è che usiamo? Sì, questa. E anche qui le parole sono le stesse identiche di prima. Potenza d'attacco. Mentre qui cosa gli mettiamo? Tasso rilascio oggetti. Oppure, vabbè, qua l'esperienza magari, dai. Difesa, ecco, magari al posto della difesa sarebbe utile mettere qualcos'altro. Mentre a sto punto lancia oscura, gli mettiamo anche qua potenza magica. Boh, queste qui non hanno niente. Mettiamo questa. E qua il tasso del rilascio oggetti, che è questo qua. Bene, allora, altra cosa. Com'è che si faceva? No, sto sbagliando i tasti. Non lo so, allora. Ah sì, ok, così, magia abilità. Ecco, con L2 invece della difesa, che tanto non la uso mai, piuttosto ci metto la mano oscura, che mi sembra buona. Oppure l'esecuzione oscura, anche questa era buona. Evoca dal terreno degli spuntoni magici. Ma sì, dai, facciamo questa anche. Non lo so, perché l'ho usata questa ed è ottima in realtà. Non sembra, sembra che la mano oscura sia molto più forte, però avrei qualche dubbio. Vabbè, per ora lasciamo questa, tanto comunque io attacco poco con L2. Quindi salviamo di nuovo, va, che non si salva mai abbastanza. E ci vediamo allora nel prossimo video. Ciao a tutti.